in collaborazione con CCM. Un cordiale saluto ai telespettatori di Formigine 7. Dedichiamo questa puntata a parlare di musica speciale, particolare, quella di Spira Mirabilis, le sinfonie di Haydn con il coinvolgimento di Mozart, per un assaggio di quella terra di nessuna, metà tra musica sacra e profana, vocale e strumentale. Così i musicisti di Spira, che alla polisportiva formiginese hanno presentato la Spira all'Opera, ouverture dell'isola disabitata in sol minore di Haydn, ancora l'oratorio Davide Penitenti di Mozart, con l'aria A te tra tanti affanni, interpretata dal tenore Mirko Guadagnini, e la musica di balletto per l'opera Idomeneo, sempre di Mozart. Stasera c'è una serata un po' particolare, si intitola La Spira all'Opera, e apre una finestra su un mondo in cui vorremmo entrare, per ora è un po' difficile dal punto di vista logistico, che è quello dell'opera. E quindi stasera suoneremo un'ouverture di un'opera di Haydn, suoneremo un'aria da un oratorio di Mozart con il nostro amico tenore, e suoneremo i ballabili di Idomeneo, quindi diciamo un po' tutti gli aspetti che il mondo della musica vocale, teatrale, dell'oratorio, dell'opera ci può offrire. Una piccola finestra su quello che vorremmo fare in futuro. In un futuro prossimo? Dipende da come si evolve la nostra attività. Vediamo, è una cosa molto difficile, organizzare un'opera è molto difficile. Piano piano ci arriveremo. Tempo quello di avvicinarci al mondo dell'opera, e per questo proporremo la costruzione del nuovo teatro dell'opera di Formigine in seguito all'auditorio. Scherzo. E questa sera ci sarà un primo avvicinamamento, perché abbiamo un cantante ospite per cui suoneremo un'aria, una ouverture di un'opera e un balletto compreso in un'opera di Mozart, per cui sì, l'Haydn Fest, però ci allontaniamo momentaneamente dalle sinfonie di Haydn per entrare nel mondo dell'opera, che era comunque il mondo in cui Haydn viveva, lavorava. L'opera era nel Settecento la forma di divertimento e artistica più influente e importante. Non te ne andare, perché l'assessore lo sapeva? No, non lo sapevo, una piacevole sorpresa naturalmente, anche se, come dire, una sviluppo quasi naturale di questo meraviglioso progetto, perché dopo la magia della musica chiaramente anche la magia del canto si possono sposare, integrare perfettamente. Credo che non riusciremo a costruire un teatro dell'opera veramente all'altezza dei nostri
meravigliosi ragazzi di Spira. Per il momento ci accontenteremo fra qualche mese dell'auditorium, che tra l'altro l'abbiamo fatto proprio su misura per loro. Del resto mi consenta di dire che noi siamo comunque felici di ospitarli ancora una volta, e vorrei ricordare che proprio in questi tempi per me loro sono veramente il simbolo di quello che potrebbe essere il nostro paese alla luce di quello che fanno, perché loro rappresentano la giovinezza, la bellezza della musica e soprattutto l'Europa. Noi abbiamo molto bisogno di Europa e molto bisogno di mondo, abbiamo molto bisogno di giovinezza, di energie nuove, ma soprattutto abbiamo bisogno della loro bellezza fisica, ma soprattutto della bellezza e della magia della musica che ci regalano 7, 8, 9 volte all'anno a Formicina. Signore, pietà, pietà.
collaborazione con CCM.